Ore di attesa per le sorti del Gemelli Molise. Il presidente della regione Donato Toma chiede tempo, ma domani è prevista la scadenza del termine per le offerte. Oggi pomeriggio nella chiesa dei Padri Cappuccini a Campobasso sono previsti i funerali della professoressa Angela Fusco Perrella, deceduta all'età di 78 anni. E la Marina Militare ha eseguito un'ispezione sul relitto rinvenuto in queste ore da alcuni pescatori a Termoli. Si tratta di un mezzo bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La meccanizzazione ha soppiantato l'utilizzo degli animali nei campi. A Castello di Monteroduni mostra gli arnesi e gli utensili di una volta di contadini ed artigiani. E un caro saluto e ben ritrovati con il telegiornale del giorno di TLT. In apertura parliamo di sanità. La sanità è nel caos a partire dalla vendita della sede del Gemelli Molise. Il presidente della regione Donato Toma intanto chiede tempo, però proseguono i malumori per la carenza di personale invece all'interno delle altre strutture sanitarie. Bene intanto la gestione pandemica, ma la variante mette in allerta sull'importanza del completamento del ciclo vaccinale, ma andiamo a vedere in dettaglio. Sembra non trovare pace la sanità molisana a partire dalla sua gestione, sia pubblica che privata. Dopo la notizia della messa in vendita del Gemelli Molise è caos. Dall'ultimo incontro però fra il presidente della regione Donato Toma e la Fondazione Gemelli sarebbero emerse delle novità prevista per domani, intanto la scadenza per le offerte d'acquisto, anche se Toma aveva chiesto più tempo per poter organizzare il da farsi. La rabbia dei comitati non si spegne e si attendono novità. Anche il gruppo del Movimento 5 Stelle Regione e il gruppo della Lega al Comune di Campobasso si sono fatti sentire. La Lega porterà l'argomento in discussione nel Consiglio Comunale al fine di tenere alta l'attenzione e di proporre soluzioni che scongiurino il ridimensionamento di una delle eccellenze della sanità molisana. Sempre ridondante anche il grido d'allarme dei vescovi e la preoccupazione dei cittadini. Sul versante sanitario generale invece restano sempre le stesse problematiche riguardo la carenza di medici, 118 e vaccini. Prosegue bene però la campagna vaccinale, ma serve il completamento del ciclo per evitare il proliferare della variante Delta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità in queste ore avverte: la pandemia non è finita. Il Ministero della Salute su queste indicazioni invita pertanto a mantenere alta l'attenzione al distanziamento sociale e al completamento delle dosi. E si svolgeranno questo pomeriggio a Campobasso i funerali della professoressa Angela Fusco Perrella, venuta a mancare all'età di 78 anni, politica di lungo corso, è stata protagonista del centrodestra molisano in consiglio regionale nell'ultimo ventennio, rivestendo numerose cariche istituzionali. Le esequie sono state fissate alle 15:30 di oggi nella chiesa del Sacro Cuore dei Padri Cappuccini. Il nucleo sommozzatori della Marina Militare ha eseguito questa mattina nella parte nord del mare di Termoli una prima ispezione del relitto rinvenuto da alcuni bagnanti e pescatori. Si tratta di un mezzo militare risalente alla Seconda Guerra Mondiale con a bordo anche numerosi ordigni bellici, ma andiamo a vedere il contributo. Si tratta dunque di un mezzo militare, un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, quel relitto rinvenuto soltanto pochi giorni fa da alcuni bagnanti e pescatori al largo del litorale nord di Termoli, precisamente nella parte di mare prospiciente il lido La Perla. A svelare ogni mistero, come racconta un comunicato della Guardia Costiera, sono stati i sommozzatori della Marina Militare, che si sono immersi per una prima ispezione, rilevando e confermando la natura storica del relitto. Si tratta di un mezzo da sbarco, tra l'altro in buono stato di conservazione, nonostante i tanti anni trascorsi nella profondità del mare. Nel corso dell'operazione, i militari hanno rinvenuto ben conservati a bordo anche degli ordigni di grosso calibro, un numero consistente, decisamente un pericolo per chi si trova a nuotare e navigare nei pressi del mezzo. A tal riguardo, la Capitaneria di Porto di Termoli ha emesso una specifica ordinanza con la quale ha interdetto lo specchio d'acqua interessato dalle operazioni per un raggio di 100 metri dal relitto.
Intanto si fa sapere che le operazioni subacquee riprenderanno nei prossimi giorni, fino a che, a culmine delle ispezioni, si provvederà al brillamento degli ordigni rinvenuti. E domani mattina, in prossimità dello svincolo di Guardia Alfiera sulla Fondovalle Biferno, si terrà la cerimonia di apertura al traffico della nuova viabilità alternativa, la statale in corrispondenza del viadotto Molise 2, una bretella di poco più di 2 chilometri. Interverranno per l'occasione il presidente della regione Donato Toma, il primo cittadino di Guardia Alfiera Vincenzo Tozzi e l'amministratore delegato di ANAS Massimo Simonini. E parliamo invece adesso della carenza di risorse idriche. Torna l'emergenza acqua nel Basso Molise, nella zona frentana, in questo periodo estivo. Aida Romagnolo chiede interventi urgenti a tutela di una risorsa essenziale per i cittadini. Ma andiamo a vedere. Con l'estate tornano i vecchi problemi sul fronte idrico in Molise e precisamente nella zona adriatica e frentana. Aree con distese di campi coltivati in questo periodo particolarmente affollate da turisti. Così sale la rabbia per una questione che si ripropone ciclicamente e che non dovrebbe sussistere, considerando proprio che il Molise è una terra ricca d'acqua. E mentre quello che è considerato l'oro blu viene ceduto a regioni confinanti, sempre più spesso senza concreti corrispettivi economici, la regione paga lo scotto di una risorsa negata e di servizi inadeguati. È impensabile, ha così detto la consigliera regionale Aida Romagnolo, che proprio i nostri territori debbano fare i conti con la mancanza di acqua, famiglie con bambini e attività commerciali che si ritrovano a volte senza nemmeno un preavviso e tra infinite difficoltà. Una vicenda che deve trovare una volta per tutte una soluzione, questo anche per le sorti economiche della regione. I cittadini pagano le tasse ed è ingiusto, ha detto così Romagnolo, che vengano privati di tale bene. Nel mirino non manca Molise Acque, l'azienda speciale che si occupa del rifornimento dei serbatoi di 170 comuni molisani, pugliesi e campani, costantemente alle prese con il potenziamento di pompe di sollevamento o manutenzione degli acquedotti. Ma come sempre, ha detto in ultimo Romagnolo, quando sono in corso i lavori a subire i disagi restano sempre i cittadini molisani. Abusivismo nel sito La Gallinola sui monti del Matese, un'area protetta e di rilevanza internazionale. A scoprirlo i carabinieri forestali di Roccamandolfi. L'operazione ha portato così al sequestro di un cantiere esteso 300 metri quadrati, al deferimento dell'autore dei lavori e di un impresario boschivo che li aveva commissionati. I due dovranno adesso rispondere di numerosi reati: distruzione di habitat, di bellezze naturali e di un bene di valenza paesaggistica. Oltre a queste violazioni penali, uno dovrà anche rispondere per le violazioni amministrative inerenti al vincolo idrogeologico, alle prescrizioni forestali, con il pagamento di sanzioni pecuniarie. I carabinieri a Campomarino hanno denunciato 3 minorenni incensurati per il reato di concorso di lesioni personali aggravate. I ragazzi avevano infatti fermato una bicicletta con a bordo un sedicenne senza motivi, lo avevano poi aggredito con calci e pugni prima di fuggire a piedi. Il malcapitato è stato poi accompagnato all'ospedale San Timoteo di Termoli e i tre ora dovranno rispondere dei reati commessi. Ed emergenza cinghiali, i dati nazionali parlano di un incidente ogni 48 ore a causa della presenza incontrollata di questi animali. Urge un piano straordinario tra Ministero, comuni e regioni a rischio persone e produzione agricola. Ma andiamo a vedere. Urge una soluzione e anche al più presto. La presenza incontrollata di cinghiali mette a dura prova cittadini, agricoltori e istituzioni che chiedono azioni valide per cercare di bloccare il proliferare di tali animali. I dati nazionali indicano scenari preoccupanti. Si sono registrati in questi mesi di pandemia incidenti ogni 48 ore con vittime e oltre 215 feriti. La Confederazione dei coltivatori dunque chiede un piano straordinario, concentrato tra ministri e regioni, province e comuni, per uscire da questa situazione di emergenza. L'agricoltura molisana per colpa dei cinghiali in alcune aree è veramente in ginocchio. Noi molto spesso purtroppo si rivolgono a noi, specie giovani imprenditori, quindi che hanno fatto una scelta di vita, i quali si vedono costretti a dover cambiare la propria attività proprio per colpa dei cinghiali. È qualcosa quindi di assurdo, è qualcosa che ha superato ogni limite e per questo oggi siamo qui, ma siamo in tutte le regioni d'Italia, davanti a tutte le presidenze delle giunte, ecco, per dire che
È oramai giunto il momento di dare una spallata forte alla normativa nazionale e sicuramente in primo luogo la 157, che imbavaglia, che vincola, che non dà possibilità poi alle regioni di poter intervenire con maggior decisione. Noi qui in Molise siamo riusciti a spuntare in tre anni di lotte alcuni risultati, ma vediamo che non bastano. Il Presidente della Giunta, che è consapevole e concorda nel dire che non vede soluzione al problema con gli strumenti che abbiamo, per cui è necessario porre in campo una decretazione d'urgenza da parte del Governo nazionale affinché si intervenga in maniera decisa, Negli ultimi 10 anni il numero degli incidenti gravi con morti e feriti causati da animali è praticamente raddoppiato, più 81%, e questo lungo le strade provinciali, a confermarlo anche i dati Istat. Su questa linea anche il presidente della regione Donato Toma, che si muoverà verso la capitale per chiedere sostegno. Non ne possiamo più, voi non ne potete più perché vedete i vostri raccolti distrutti, questa fauna selvatica ormai non è più fauna selvatica, qualcuno se li nutre, lo dico in maniera affettuosa, e addirittura hanno un atteggiamento benevolo, che è giusto avere un atteggiamento benevolo verso gli animali, ma quando poi la fauna selvatica diventa pericolosa per la produzione dei campi, diventa pericolosa per la circolazione dei veicoli, diventa pericolosa per le casse della regione Molise, perché dovete sapere che noi, fra risarcimento agli agricoltori, risarcimento agli automobilisti, spendiamo fior di milioni di euro e che potremmo utilizzare diversamente, la misura è colma. Noi abbiamo fatto, lo sapete bene i vostri rappresentanti, che io non finisco di ringraziare per la sensibilità che hanno dimostrato, non solo, ma perché ci hanno dato proposte concrete. Noi ci faremo portatori di queste proposte. Abbiamo modificato la norma la norma regionale sulla caccia, però il governo non solo ce l'ha impugnata, ma la Corte Costituzionale l'ha dichiarata incostituzionale. Noi non sappiamo, apparentemente non sappiamo più che cosa fare a livello regionale, ci spostiamo insieme a voi sui tavoli nazionali. Io faccio parte dell'ufficio di presidenza della conferenza delle regioni, quindi il mio impegno è portare all'attenzione dei presidenti di tutte le regioni italiane questo grave, grave, grave problema che abbiamo tutti in Italia. In località Carrafella di Sant'Elia Pianisi ha rischiato di bruciare un'area boscata di circa 300 ettari al confine con il comune di Colletorto. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, dei distaccamenti di Santa Croce di Maiano e di Termoli. Necessario anche il supporto di due canadieri giunti da Ciampino e da Lamezia. Ciononostante sono andati in fumo 3,5 ettari di un campo di grano, 2 di noceto, 2 stoppie e 1 ettaro di bosco. Il GAL Molise Rurale sostiene lo sviluppo, l'innovazione, l'imprenditoria e il turismo del territorio. Molte le idee sostenute a fondo perduto, ce ne parla direttamente il neopresidente Paola Moscardino. Ascoltiamola. Presidente, ma GAL cosa significa? GAL è un gruppo di azione locale, è uno strumento finanziato dai fondi del PSR, ha una dotazione finanziaria sua, per quanto riguarda il nostro GAL, la dotazione finanziaria è di 2 milioni, quasi 2 milioni e mezzo di euro, e questi soldi vengono erogati attraverso la pubblicazione di bandi per finanziare lo sviluppo del territorio di queste aree. Queste opportunità essenzialmente sono rivolte ai giovani? Sì, non solo ai giovani, sono rivolte ai giovani, in particolar modo alla start-up d'impresa, perché è rivolto proprio al finanziamento di nuove imprese oppure a imprese già esistenti che vogliono diversificare la redditività dell'azienda attraverso un nuovo codice Ateco. Sono solo 6 mesi che lei ha questa responsabilità, ma come stanno reagendo i giovani? Bene, devo dire che in questi incontri abbiamo avuto una bella risposta da parte del territorio, sono stati presenti molti giovani che erano anche molto interessati ai bandi che abbiamo pubblicato, tant'è vero che si è aperto un dibattito perché hanno chiesto informazioni per poter partecipare ai bandi. Ricordo che le misure che noi attuiamo sono tutte a fondo perduto. Che tipi di attività stanno nascendo?
Allora, abbiamo finanziato vari tipi di attività, dalla promozione turistica del territorio attraverso un'app. Faccio alcun esempio di aziende che abbiamo finanziato. Una che realizzerà un'app dalla quale si può creare un percorso turistico e da quest'app si possono anche acquistare prodotti tipici del territorio in base a, che si trovano, di aziende che si trovano sul percorso turistico che il turista vuole seguire ovviamente. Poi abbiamo finanziato anche un museo dell'arte contadina, la ristrutturazione di un vecchio frantoio, una taverna rurale che somministrerà pietanze secondo la tradizione tipica molisana con prodotti del territorio. Mediamente il finanziamento a fondo perduto di che importo è? Per quanto riguarda le start-up, 20.000 euro per le aree montane, 30.000 euro per le aree non montane. Per quanto riguarda in questo caso i bandi pubblicati, il contratto di filiera è il 70% a fondo perduto e quindi con un investimento massimo di 150.000 euro si raggiunge un fondo perduto di 105.000 euro. E per i comuni invece è minimo 30.000 euro, massimo 50.000 euro di investimento a fondo perduto. Ci sono proprio 30.000 euro a fondo perduto a favore dell'imprenditoria della Valle del Volturno, un'occasione questa da non perdere per rivalutare la zona che ha molto da offrire. Ma andiamo a vedere. Michele Visco, Colli un po' sempre al centro dell'attenzione. Questa è una serie di incontri che il GAL Molise Rurale sta organizzando in tutti i comuni che a suo tempo aderirono a questa associazione, che sta elaborando tantissimi progetti sul territorio della provincia di Isernia e in tutta la regione, ma sono progetti che riguarderanno ambiente, territorio e soprattutto sviluppo futuro dei nostri comuni. Quindi noi come comune di Colli a Volturno abbiamo aderito e soprattutto li stiamo ospitando per cercare di costruire qualcosa di importante. C'è interesse da parte dei giovani? Allora, già dalla presenza di diversi giovani che vedo qui stasera c'è un interesse, perché ci hanno chiesto come aderire ai bandi del GAL e diciamo che per creare impresa ci sono a disposizione anche 30.000 euro a fondo perduto soprattutto nell'agricoltura, quindi ci sono delle misure interessanti per far sì che il lavoro di questi giovani possa diventare realtà. La nostra Valle del Volturno in questo periodo sta ricevendo tanti ospiti, cioè state cercando a livello di amministrazione comunale di parlare un pochino la stessa lingua, di fare un bel discorso di unione? Beh, noi con tutti i comuni della Valle del Volturno, e questo mi preme dirlo come amministratore comunale, abbiamo già fatto diverse riunioni. Per esempio un qualcosa che può interessare il territorio golese è il rilancio del parco fluviale. Abbiamo proprio nei giorni scorsi terminato il bando per assegnare questo parco fluviale a un'azienda che se ne occuperà, e non è un'azienda locale ma un'azienda di imprenditori che si sono riuniti e prenderanno in gestione tutto il tratto fluviale di Colli a Volturno, che è quello naturalmente sotto l'egida del comune. È conosciuto abbastanza fuori questo parco? Sì, lo stanno conoscendo. Devo dire la verità, il Covid probabilmente ha aiutato le piccole amministrazioni comunali in questo periodo di difficoltà, perché adesso il turismo viene fatto in piccoli numeri all'esterno e si cercano, un esempio è il lago di Castel San Vincenzo, le cascate di Carpinone, noi speriamo di inserirci anche il parco fluviale di Colli a Volturno, si cercano posti tranquilli dove poter passare delle giornate in completo relax, ma soprattutto in sicurezza. E sono pari a circa 235.000 euro i fondi utilizzati dalle altre regioni, risorse che il Ministero delle Politiche Agricole ha destinato all'apicoltura in Molise. Su richiesta dell'assessore Nicola Cavaliere, l'importo consentirà così lo scorrimento delle graduatorie inerenti al bando regionale del 2021. Inizialmente i soldi stanziati erano poco più di 47.000 euro. Tale scorrimento aiuterà la quasi totalità dei soggetti coinvolti attraverso contributi erogati per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione del prodotto, nonché la salvaguardia della biodiversità. E parliamo ora di archeologia e storia. La regione e la storia dei Sanniti. Monte San Paolo a Colli a Volturno fa gola soprattutto agli archeologi. Studi e ricerche avvicinano così alla scoperta. Ma andiamo a vedere l'intervista.
Michele Raddi, la tua passione per l'archeologia è datata? Da 1983, quando facevamo il primo convegno, sorrido, ma è proprio con la Sociale Mutuo Soccorso organizzammo il primo convegno per un fatto di correttezza storica sulla fortificazione sannitica, di cui eri il presidente, mi sembra, nell'83 tu, e quindi bisogna dare il giusto al giusto. Hai girato un po' il mondo, però Colli a Volturno è sempre nel tuo cuore, Colli in particolare e la Valle del Volturno in generale. Certamente, cioè... purtroppo è il discorso che mi ha portato a lavorare nel campo archeologico in altri paesi. Ho fatto 10 anni di paesi arabi, poi sono stato a Roma, ho lavorato al Foro Romano, ho lavorato a Ostia Antica col dottor Pellegrino, che fa parte oltretutto del comitato scientifico qui a Colli a Volturno, insieme all'altro mio vice, che è il dottor Andrea Ceccarelli, che è una persona molto molto preparata. E vabbè, cioè, e poi adesso ho finito il mio periodo di insegnamento all'università in Indonesia, sono in attesa di un nuovo, diciamo, contratto di insegnamento, quindi, però ritorno a Colli perché c'è tanto da fare. Colli e Rocchetta è un territorio ricco dal punto di vista archeologico. E oggi siamo venuti non solo per salutarti. Grazie, lo so, vabbè, l'amicizia che ci lega è un'amicizia pure di tipo culturale, quindi non è soltanto un discorso legato all'avvenimento diciamo scientifico di oggi, ma è un ritorno all'antichità, perché esattamente 38 anni fa, proprio 38 anni fa, anche con te, iniziamo questo discorso lungo delle fortificazioni di Monte San Paolo. Gli ultimi ritrovamenti ci fanno rigirare un po' la storia, sai come si rigira la terra, e secondo me quello che abbiamo trovato sul Monte San Paolo include un'area di un tempio epetro, cioè un tempio all'aperto, sono molto rari nell'antichità. E poi ne spiego nella breve presentazione le motivazioni per cui siamo arrivati a questo tempio di Petro e perché pensiamo che Aquiloni è ancora tutto da riscrivere. Rocchetta è una grande scoperta archeologica che riguarda un altro tempio all'aperto che è simile a quello che c'è a Colli, però è un grosso monolito con intagliato delle scale da cui fuorisciva dell'acqua, acque sorgive dedicata alla dea Mefite, e là abbiamo un grosso insediamento sannitico romano, e come dicevo io penso a Samnia, il cronico volturnense ce lo ricorda, la città dei Sanniti. Ci spostiamo adesso a Campobasso, dove l'amministrazione comunale ha avviato un percorso di coinvolgimento dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni residenti nella città e nei comuni degli ambiti territoriali sociali. Le attività laboratoriali e esperienziali sono previste a carattere sportivo ed ambientale, come ad esempio le escursioni, visite didattiche, eventi e tornei sportivi. Chiunque fosse interessato a partecipare potrà scaricare il modello della domanda che si dovrà presentare entro il 20 di luglio sul sito web dell'ambito territoriale sociale. E la meccanizzazione ha preso il posto in agricoltura, gli animali sono stati così sostituiti dai mezzi a motore, arnesi utilizzati per millenni nelle campagne possono essere trovati adesso nel Museo della Civiltà Contadina a Monte Roduni. Noi siamo andati a vedere. Antonio Bertone di Monte Roduni, ideatore di una mostra, di un spazio dedicato all'antica civiltà contadina all'interno degli spazi del Castello Pignatelli, un'idea nata agli inizi degli anni 80, come mai? Questa idea è nata perché monitorando e girando per il territorio vedevo tutti questi reperti buttati nelle discariche così. E ho cominciato a raccogliere l'idea di fare questo museo, perché era una civiltà durata 10.000 anni che spariva, che stava sparendo dalla storia, diciamo. Certamente sono interessati, e ognuno dice io questo oggetto ce l'ho a casa mia, altro dice io ho quest'altro oggetto, così, quindi quando vedono queste cose tutti insieme, insomma, sono letteralmente entusiasti, da tutta Italia, vengono da tutta Italia qui, perché il castello di Monte Roduni c'ha 2 stelle del Touring Club italiano, quindi immaginate la gente che viene qui per visitare il castello. Alle vostre spalle c'è un orologio particolare, di cosa si tratta? Come è riuscito a ritrovarlo? L'orologio che vediamo qui è stato acquistato al comune di Monte Roduni nel 1923 e faceva funzionare l'orologio che sta in piazza davanti al comune, era l'orologio della torre del comune di Monte Roduni. Sta qui perché nel 1964 c'è stato un fulmine, ha fatto cadere dal campanile della chiesa
una pala di piombo che è andata a finire sul comune e ha distrutto l'orologio. Questo meccanismo è stato abbandonato, è stato ritrovato negli anni 80-90 e io in pratica si è ritrovato qui dentro quando l'amministrazione mi ha consentito di installare qui dentro il museo. Quali sono invece le altre ricchezze particolari di questo museo? Ma io ho trovato delle cose eccezionali, lì dentro per esempio ci stanno tutti gli arnesi che servivano per lavorare la terra, l'arato in legno, che ho trovato, l'ho rintracciato in un paese vicino perché non si trovava, è difficile trovarlo insomma. E ci stanno quasi tutti gli arnesi che riguardavano non solo la lavorazione della terra, ma anche le professioni, insomma, il muratore, il sarto, quindi anche l'artigianato. Quelli che ho potuto raccogliere, insomma, li ho raccolti. Fino a quando questi arnesi sono stati utilizzati dall'uomo per motivi di lavoro? Ma io faccio un'età limite il 1980, quando la mia famiglia contadina, ha smesso di fare il contadino, quindi per me quella è l'età in cui inizia questa raccolta e quindi è l'età limite della fine della civiltà contadina, diciamo, nella nostra zona chiaramente. Quindi. La meccanizzazione ha bloccato l'utilizzo di questi attrezzi con le mani? Sì, purtroppo, ma non è che oggi ci sono i mezzi che aiutano i coltivatori diretti, quindi una persona, una volta era un lavoro molto duro, molto pesante, però la cosa che devo dire è che una volta non c'erano i soldi, si lavorava e si cantava, si aiutava, si aiutavano le famiglie fra di loro e quindi era una civiltà che stava molto a contatto con gli animali. Immaginate Mondoloduni che era pieno di animali, oggi non ci sta più niente, quindi sono spariti dalla storia, capite? Perché le mucche servivano per tirare l'aratro, era la forza lavoro dell'uomo, l'asino, il cavallo, la capra e la pecora servivano come ricchezza, anche le galline, quindi si andava a vendere l'uovo per sopravvivere eccetera. Oggi queste cose non esistono più. E prende il via l'iniziativa Un mare di tesori messa in campo dalla Rieco Sud con la stretta collaborazione del settore ambientale del comune di Termoli. Si apre domani alle ore 10 presso lo stabilimento balneare Stella Marina con il primo dei 4 appuntamenti gratuiti ed aperti a tutti. E Alleanza per lo sviluppo sostenibile del Molise, organizzato in collaborazione con la Zona Rossa Web TV, un dibattito sul tema della rigenerazione delle aree interne montane. Tra gli ospiti Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice, l'incontro pubblico sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 21 di questa sera. Ma adesso andiamo a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Caldo afoso oggi sul Molise, cielo soleggiato o velato sulla regione. Dalla sera nubi in progressivo diradamento, le temperature sono comprese tra i 22 gradi di Isernia e la massima di 36 a Campobasso. Ventilazione sud-occidentale, calmo il mare Adriatico. Domattina tornerà il sole sulle due province, valori climatici in leggera discesa, correnti deboli di direzione variabile. C'è un nuovo acquisto per la Magnolia Basket Campobasso dagli Stati Uniti, arriva direttamente Regenda Gray, pivot di 188 cm. Gray ha avuto esperienze con la nazionale statunitense Under 18 e anche con la squadra nel 2013 per la nativa di Los Angeles. Dopo le esperienze americane c'è stato il debutto all'estero in Ungheria, Corea e in Italia, battipaglia a Napoli.
e organizzato dal CUS Molise e dalla cestistica Campobasso, si è svolto nella città capoluogo il trofeo centenario voluto dal settore del mini basket della Federazione Italiana di Pallacanestro. All'evento ha preso parte anche il centro basket di Castel di Sangro. La manifestazione nazionale conclusiva ci sarà invece nella data del 19 settembre, quando si giocherà contemporaneamente in 100 piazze italiane. E con questa notizia è tutto, termina qui per oggi il telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio e vi rimando alle prossime edizioni. Arrivederci.